Aspettiamo quando muore che gli mandiamo le condoglianze. Tutta colpa della mamma. Abbiate rispetto per mio figlio, 20 anni ucciso. Mia figlia oggi è qua perché è giusto che deve testimoniare la realtà dei fatti accaduti. Noi abbiamo una frattura a mappamondo, così come viene chiamata in medicina legale, in corrispondenza della zona di impatto. Sulla TAC questa frattura a mappamondo non esiste. Dopo aver raggiunto lo sfortunato ragazzo da dietro, gli sferrava un pugno, un forte pugno in testa, senza dargli modo di difendersi. Sembra un film, c'è un ragazzo in coma e noi stiamo ridendo. Ah! Che ti ridi? Ti credi che ti prendo in giro? No, perché io ho visto la scena ed è caduto come un salame quello. E noi abbiamo perso un figlio, senza una ragione, un ragazzo innocente, un ragazzo che aveva tanta voglia di vivere, progetti di vita. Eccoci, un'altra storia, un'altra famiglia che combatte, noi siamo a fianco di questi genitori, di questa madre fortissima, la dottoressa Giusy Orlando, la mamma di Davide, il papà Massimiliano con la sua maglietta Giustizia per Davide, una maglietta che noi abbiamo impressa nel cuore. L'avvocato Fabrizio Gallo e Carla che sta seguendo davvero con grande professionalità ma anche con grande partecipazione a questa storia, che interessa a tutti quanti noi. Perché difendere Davide significa difendere i nostri figli. A te, Carla. Sì, Eleonora, ci troviamo proprio di fronte all'aula del Tribunale di Crotone, dove tra pochissimo inizierà un'altra udienza che vede questa volta al banco i mandanti di quell'agguato contro Davide. Sarebbero la mamma della ragazza, l'Anna Perugino, e il suo compagno Andrei Gaiu. Un processo ordinario che sta andando avanti anche tra la battaglia tra le varie risultanze dei periti. Ricordiamo che il perito del giudice ha stabilito che secondo lui non è stato il pugno ad uccidere, a rendere in coma irreversibile Davide, ma la caduta, perché lui soffriva della cosiddetta debolezza delle ossa. Signora Giusy, voi assolutamente negate questa cosa? Neghiamo. Noi siamo i genitori di Davide, l'abbiamo cresciuto e quindi sappiamo le condizioni di salute di mio figlio. Mio figlio aveva questa lievissima fragilità, a 3 anni è stata scoperta, curata. Quindi mio figlio nell'adolescenza era guarito. Giocava anche a pallone. Mio figlio giocava, era uno sportivo, correva, aveva un fisico, ma poi si vede chiaramente dalle fotografie, si era irrobustito. La fragilità col cervello non ha niente a che vedere, perché qualsiasi persona sanissima, se avesse ricevuto quel pugno, con quella ferocia, con quella crudeltà, sarebbe morto. Qualsiasi persona sana. A meno che non si trovava davanti un uomo di 2 metri per 200 chili, forse lì non ci sarebbe arrivato a colpirlo. Ma un ragazzo che è pulito, non ha mai fatto botte con nessuno, un ragazzo che era un principe, perché lui era sempre lì con questi modi raffinati, cresciuto, vissuto nella civiltà bolognese, dove effettivamente lui era circondato da amici e persone ovviamente di un certo ceto sociale. Davide si è trovato all'improvviso un gruppo di soggetti che
Non ha capito più nulla, cioè è come che io mi trovo ferma a una vetrina, mi inseguono, ti ammazziamo, ma per quale motivo? Purtroppo per ricordiamo Eleonora, per uno scambio di persona. Ma quale scambio di persona? Perché si parla di scambio di persona? No, perché questa persona ha indicato, cioè la persona che doveva essere Oggetto. È stata additata, posso esatto. dirlo? Allora, non c'è stato alcuno scambio di persona, perché il soggetto che cercavano era un trentenne che si chiama Alessandro Curto, un uomo di 30 anni con barba, un uomo di 30 anni, c'è una bella differenza con un ragazzo di 20, perché mio figlio ne dimostra anche 16, per cui non c'è uno scambio di persona. Nel momento in cui guarda in faccia mio figlio si rende conto che non è il soggetto che stavano cercando. Davide Bolognese ha un accento marcatamente bolognese, quindi bastava che lo facesse parlare due secondi. Non stavano cercando Davide era fermo lì davanti. Davide è stato additato con la consapevolezza di fargli del male da parte del Curto. E non è stato processato? Sì. La coscienza e la volontà. No, avvocato, qual è la posizione di Alessandro Curto in questo momento? Buongiorno ai telespettatori. Alessandro Curto è ancora in fase del rinvio. Ciao Daniela, è ancora in fase di rinvio a giudizio nella Corte d'Appello. Quello che io devo dire, che è la cosa fondamentale, è che grazie alla vostra trasmissione, come ricordavate anche nel caso precedente, è stato estrapolato dai tecnici della RAI un video che per la prima volta poi letto in quest'Aula e sarà oggetto oggi di discussione, naturalmente ha fatto vedere qual era la vera dinamica del pestaggio che ha portato Davide alla morte, perché è una morte cerebrale. Questo devo ringraziare voi, ringrazio tutti i tecnici che con sistemi sofisticati sono riusciti, al contrario diciamo di noi persone che non abbiamo questa competenza, siamo riusciti a estrapolare questo video e oggi si parlerà proprio di questo, quindi ringrazio di aver messo a disposizione i tecnici. Qual è il video esattamente? Quello di prima. Il video di Eleonora, il video del pestaggio, siccome ne abbiamo fatto delle ricostruzioni ben dettagliate, esattamente il video dove si vede l'aggressore, quindi l'aggressore di Davide, afferrarlo e dargli il primo e il secondo pugno ed in mezzo la ginocchiata. Proprio la focalizzazione in alta definizione fatta dai tecnici RAI della vostra trasmissione di Storie Italiane di questo momento ha fatto sì, insomma, che in quest'Aula oggi è già al tempo del processo. E con questo si vuole dimostrare che sono proprio questi pugni aver causato il coma di Davide e non... Ecco qua, stiamo vedendo adesso l'immagine. Nella fragilità ossea. Ok. Non c'entra nulla né la fragilità ossea né la caduta, perché il pugno ha provocato questo scuotimento del cervello che ha rotto le vene ponte e ha provocato questo stato di coma irreversibile che ha portato Davide alla morte. In realtà è una morte cerebrale, non è una morte diciamo definitiva, però oggi infatti si parla di tentato omicidio e di questo si dovrà rispondere. Allora, siccome prima abbiamo raccontato la storia di Giorgio, ecco, vedete come poi l'aggressore e l'assassino se ne sia andato al bar, non so dove è andato, ci ha raccontato la mamma. Vedete che anche l'aggressore di Davide ha preso, ad un certo punto se n'è andato, l'hanno lasciato lì per terra senza chiamare nessuno, l'hanno lasciato lì per terra e se ne sono andati, cioè il gruppo di tutte queste persone, adesso si è riavvolto il nastro, vabbè, però il gruppo di tutte quelle persone, compreso appunto quello, il condannato che ha mandato in coma Davide Ferrerio, se ne è preso, se n'è andato, e questo è. Allora, ripercorriamo un attimo tutta la storia. Se la dottoressa Orlando vuole parlare, le do la parola, Carla. Sì, signora Giussi, stava dicendo che è un omicidio secondo lei. È un omicidio perché mio figlio da allora, da quel tragico 11 agosto 2022, non si è mai più svegliato, non si è mai più ripreso. Mio figlio non si riprenderà più, non ha speranze che si possa riprendere, a meno che non ci sia un miracolo. Ma è stato visitato dai migliori specialisti e tutti hanno concluso per la stessa diagnosi infausta. Quindi
Non è un tentato omicidio, ma è un omicidio perché nel momento in cui il passalacqua colpisce, sì, colpisce con una ferocia, una crudeltà, talmente distruttiva da voler uccidere. Ma poi uccidere per che cosa? Perché io questa domanda me la sono fatta sempre. Stiamo parlando di una ragazzina che su TikTok si esibisce mezza nuda, con balletti, si mette in mostra, cerca l'attenzione, cerca l'attenzione di uomini di tutta l'età, va bene? Stiamo parlando di questa. La mamma deve tutelare la figlia, ok, bloccala, fai bloccare TikTok a tua figlia, oppure le sottrai il telefono, visto che è una minorenne, ma non organizzi una spedizione mortale e chi prende, perché quella sera ci poteva essere, oltre a qualsiasi persona, in quel momento avevano organizzato una spedizione e lo dovevano portare a termine, qualsiasi persona ci fosse. E non si sono accertati neanche chi avevano davanti. Poteva un ragazzo bello, per bene, distinto come mio figlio mai corteggiare quella ragazza? Mai! Non l'avrebbe mai guardata comunque in faccia. Sì, anche se avesse corteggiato, non c'è, cioè, non è questo, ma non il modo mai di... Non è questo il punto della situazione. Come si reagisce in questo modo? Esatto, allora, non è questa la reazione, la storia, non è questa la reazione, cioè, no? Hanno rubato la vita, esatto, a mio figlio per una ragazzina. Ci rendiamo conto? Allora, raccontiamo la storia, partiamo dall'inizio, Carla, così per una ragazza. Spieghiamo anche ai nostri telespettatori, sì, magari chi questa storia non, sì, non la conosce. Sì. Com'era la situazione? Sì. 11 agosto 2022. Sono gli ultimi giorni di vacanza di Davide a Crotone, la città della mamma Giusy, dove ancora vive la nonna. Sono quasi le 9 di sera e il ragazzo aspetta un amico per una serata in pizzeria. Alle 20:58 però dell'amico ancora non c'è traccia, mentre ad avvicinarsi a lui è un altro ragazzo. La situazione si anima. Davide è spaventato, non capisce cosa stia accadendo. Si allontana. Il ragazzo lo segue. Davide continua a non capire. Cosa succede? Davide decide di scappare. Lì vicino abita la nonna, è un posto sicuro. Ma viene raggiunto quasi subito. Raggiunto dal suo aggressore. Raggiunto da una ginocchiata allo sterno, un pugno alla nuca e uno sul volto. Raggiunto da sua madre Giusy, quando è a terra. E usa le sue ultime forze per dirle: ti voglio bene. Allora, continuiamo a raccontarla questa storia attraverso un altro video. Non so se c'è il fratello, forse Alessandro, se riusciamo a metterlo su Skype. Guardate. 11 agosto 2022. L'aggressore di Davide è in corso Giuseppe Mazzini con uno scopo ben preciso: accompagnare la ragazza che frequenta ad incontrare un uomo che da qualche tempo la corteggia sui social. Lei, la ragazza di soli 17 anni, non se l'è sentita di andare sola all'incontro e ha coinvolto la famiglia. Quale migliore occasione potrebbe capitare per dimostrare i propri sentimenti? Questo è il modo in cui la mamma della ragazza ha convinto l'aggressore ad unirsi a loro. Alle 20:58 arriva il messaggio dell'uomo misterioso. È la prima volta che incontra la ragazza. Deve farsi riconoscere. Io ho una camicia bianca, scrive. L'aggressore lo legge e si guarda intorno. C'è una sola persona con la camicia bianca. È Davide, in attesa del suo amico per una serata in pizzeria. Lo raggiunge. Davide scappa. Lo insegue e lo colpisce. Davide è a terra. Giustizia è stata fatta. Avranno pensato lui, la ragazza con sua madre e tutto il resto della banda mentre si allontanano soddisfatti. Allora, adesso ritorniamo davanti all'aula per l'udienza che inizia, credo, alle 11. Volevo solo sentire, sì, che deve andare via Daniela Di Maggio. Ecco, stiamo parlando di una storia che praticamente ha molte similitudini con quello che è successo e accaduto a tuo figlio. C'è una famiglia dall'altra parte che sta combattendo come state combattendo voi, Daniela.
No, vabbè, Leonora, intanto io mostro proprio tutta la mia vicinanza e l'indignazione, perché soltanto chi ha perso un figlio in maniera ingiusta può comprendere cosa ci sia nel cuore di queste persone, e sono veramente vicina. Ringrazio anche i tuoi ospiti per le belle parole spese, e vorrei dire anche una cosa molto importante. Il killer di mio figlio, dall'età di 13 anni, aveva già un tentato omicidio, rapinava i Rolex, aveva possesso di armi rubata, truffe alle vecchiette, quindi un curriculum di tutto rispetto. E volevo anche dire una cosa: quando il pubblico ministero ha detto ha bisogno di tanti anni per elaborare quello che ha fatto, perché quello che già è stato fatto dagli assistenti sociali alla messa alla prova non è servito. E sai perché, Leonora? Perché queste sono persone che sono dedite al male, che non hanno una coscienza critica, che non conoscono il valore della sacralità della vita. Ecco perché ha sparato per il gusto di sparare, ecco perché è andato a giocare a carte. Quindi questa sentenza epocale veramente deve essere da monito per tutte le generazioni future. E voglio dire anche a tutte quelle persone ipergarantiste che comunque LB, il killer di mio figlio, ieri aveva il doppio taglio, aveva tutta una bella tutina pulita e fresca e profumata, ha detto al giudice che sta facendo il pizzaiolo, sta con 30 persone, solo con 30 detenuti, quindi tutta la parte riabilitativa è tutta in piedi. Ora dobbiamo vedere soltanto che cosa produrrà nel tempo. Io ho i miei dubbi, ma comunque deve empatizzare il dolore che ha creato in tutta la nostra comunità, nella famiglia di Giorgio, in tutti gli amici di Giorgio, in sua sorella e in suo padre. Grazie. Grazie Daniela, un grande abbraccio, veramente. Grazie infinite. Non so, questi momenti veramente a volte troppe parole non servono. Allora, continuiamo a finire di raccontare la storia di Davide Ferrerio, poi volevo andare sulle minacce che durante una delle udienze sono state fatte, minacce pesantissime a questa famiglia che è in diretta, tanto che sono dovuti salire poi a Bologna con la scorta. Guardate. 11 agosto 2022. L'uomo misterioso, il corteggiatore social, il trentenne che, dicendo di non conoscerne l'età, si presenta ad un incontro con una ragazza di soli 17 anni. Anche lui, quel giorno, è lì. In corso Giuseppe Mazzini, a un passo dal Palazzo di Giustizia di Crotone. E anche lui è lì poco prima delle 21, come Davide e come il suo aggressore. Lui è lì e, prima di mostrarsi, vuole assicurarsi che la ragazza sia sola e lo fa mandando un messaggio. Poi si siede alla fermata del bus e aspetta. Ma anche la famiglia della ragazza è lì, si guarda intorno. Scruta i passanti alla ricerca di un colpevole, lo nota. La mamma gli parla, senza filtri. Se è lui l'uomo misterioso, è in una brutta situazione. La ragazza è minorenne e lui un trentenne. L'uomo misterioso, capite le intenzioni della famiglia di lei, forse per paura e sicuramente per codardia, nega. Non sa di cosa parlano. Poi prende il telefono in mano. Sono le 20:58 e scrive un altro messaggio. Una semplice frase, innocua in ogni altro contesto, ma non lì, non quel giorno. Non alle 20:58, mentre Davide aspetta il suo amico per una serata in pizzeria. Indossa una maglietta blu mentre scrive «Io ho una camicia bianca» e si dilegua. Indossa una maglietta blu mentre di spalle si allontana, dopo aver scatenato l'inferno. Che ha portato Davide Ferrerio in coma. Allora, volevo parlare con il papà, Carla, e poi sì, le minacce che sono state fatte a tutta la famiglia, compreso Alessandro, che è il fratello di Davide, e, tanto che poi sono dovuti tornare su con la scorta, avvocato compreso, insomma. Parliamo con il papà. Sì, signor Ferrerio, sì, avete avuto queste minacce diverse volte, anche qua fuori, c'eravamo anche noi. Sì, è stata una cosa terribile, sembrava di vivere
una cosa al di fuori dei confini della realtà, perché poi questa ragazzina che è venuta a prenderci in giro e poi dopo ha chiamato il padre che ha minacciato di morte mio figlio Alessandro, così, senza, come se fosse la cosa più naturale del mondo, senza nessun ritegno, come se fossimo noi, capito, gli Agostini, e come se fossimo noi colpevoli di non so che cosa, capito? Quindi con una protervia, con un'arroganza che ci ha veramente lasciati esterrefatti, insomma. Oggi si capirà quale sarà la pena richiesta per la madre della ragazza e il suo compagno. Sì, speriamo in una pena molto severa e molto dura, perché questa presunta madre ha organizzato tutto e ha fatto tutto quello di più brutto potesse fare, perché per dei messaggi organizzare una spedizione punitiva col fine di distruggere la vita di un ragazzo innocente è una cosa che grida vendetta di fronte a Dio. Eleonora, questi sono dei momenti molto, molto duri anche per la mamma, ti puoi immaginare, insomma, avvocato, di fronte a quest'aula inizierà adesso il processo. Ecco, avvocato, Eleonora. So alle 11 iniziate, giusto? Più o meno? Sì, iniziamo tra 10 minuti, sì, alle 11 puntuale inizierà il pubblico. Cosa avete fatto contro i parenti del colpevole, del condannato? Che cosa avete fatto sulle minacce? Noi ci siamo limitati a fare comunque una denuncia. E noi ci siamo limitati naturalmente a fare una denuncia, dove hanno disposto, a seguito di questa denuncia è stata disposta naturalmente la scorta, poi questa denuncia non ha avuto seguito perché naturalmente è stato considerato evidentemente una cosa non tanto grave, tanto da essere stata richiesta l'archiviazione, però rimane il dato, che è un dato gravissimo, cioè essere aggrediti all'esterno e minacciati e apostrofati con epiteti che non si possono ripetere qui in televisione è una cosa assolutamente grave, che secondo me ha inciso nella valutazione della gradualità della pena che il giudice poi ha dato a Passalacqua, perché ricordiamoci che in abbreviato ha preso 20 anni di reclusione. 20 anni. Adesso stiamo aspettando 20 l'appello, vedi? A Catanzaro. 20 anni come la storia di Giorgio, Eleonora, per cui l'hanno passato all'omicidio. Si deciderà. Allora, vediamo quel video delle minacce. Io vado per ordine perché è una storia che va raccontata in tutti i suoi passaggi. Vediamo, noi eravamo in diretta, mi ricordo a un certo punto veramente ci siamo spaventati, abbiamo avuto timore, paura che proprio arrivassero alle mani queste persone, vi potessero aggredire fisicamente. Meno male c'erano le forze dell'ordine, mi hanno protetto e poi vi hanno scortato su fino a Bologna. Guardate. Se non era per le forze dell'ordine noi non stavamo qua, perché hanno minacciato soprattutto a me, se non ti facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto a tuo fratello, l'hanno dovuto tenere lo zio, hanno dovuto intervenire decine di forze dell'ordine per, diciamo, spegnere e arginare questa furia nei miei confronti, capito? Che io sono, cioè, la vittima è Davide, ma io sono il fratello della vittima, quindi siamo vittime anche noi, nostro malgrado, seppur Davide sia il protagonista di questa assurda e drammatica vicenda. E ha dimostrato di essere più uomo Davide, molto più uomo e più dignitoso rispetto a lui, perché Davide non ci voleva avere niente a che fare. E invece lui, nella sua subcultura, ha interpretato questo gesto, ce l'hanno detto, come un segno di codardia. E io cosa devo fare allora? Tu scappi, sei un codardo, non mi affronti, io sono l'uomo. Adesso ti faccio vedere io che ti combino. E comandiamo anche l'altro, grazie regia. Allora, ovviamente blerando le parole, perché potete immaginare, no? Qual era il grado di aggressività che c'era in quei momenti. Ecco, nessun pentimento, non solo nessun pentimento, ma in più, come la storia di prima, in più arrivano pure minacce pesantissime, cioè quasi a stravolgere, no? L'idea del carnefice, della vittima, no? È una cosa quasi paradossale. Dottoressa Orlando.
Ma guardi, alla fine hanno cercato di difendersi come se fossero loro le vittime e noi gli aguzzini. Cioè, hanno avuto il coraggio di presentarsi qui davanti reagendo, minacciando e cercando di aggredire, perché come diceva Alessandro, se non fossero intervenute le forze dell'ordine, questi andavano alle vie di fatto, cioè senza remore. Questi sono dei delinquenti, hanno dentro di loro una natura delinquenziale elevata e non sono pentiti, nessun segno di pentimento, perché noi ci aspettavamo almeno questo zio, questa zia, ci scusiamo, ma non sono mai arrivate scuse, a parte che non le accettiamo, perché non possiamo accettare le scuse di carnefici. Hanno dato poco valore alla vita di mio figlio e invece molto la loro, perché quel giorno a scatenare queste minacce è stato l'arrivo della ragazzina, della figlia, che si è presentata. Mio figlio, quando l'ha vista, gli ha detto vai via, giustamente, cosa ti presenti? E da lì è nato tutto, minacce, perché loro, secondo il loro codice, le loro cose, i loro figli non vanno toccati, e danno importanza e valore alle loro cose e ai loro figli, quelli degli altri vanno uccisi, cioè degli altri, la vita degli altri non gli interessa nulla. Hanno strappato la vita di mio figlio e hanno distrutto la vita di una famiglia per bene. Ma a loro non interessa nulla, perché a fine atto, a fine tragedia, tutti si sono diretti a festeggiare. E questo è un comportamento che aggrava ulteriormente quello che hanno fatto. E io chiedo che i giudici ne tengano conto. La giustizia garantista in certi momenti si deve mettere da parte. La giustizia deve garantire le vittime dei reati. E noi siamo vittime dei reati. Non deve assolutamente essere garantista nei confronti di questi tipi di reati. Vanno puniti severamente, e lo chiedo io che svolgo l'attività di vice procuratore a Bologna, e quindi lo chiedo ai magistrati calabresi di mettersi la mano sulla coscienza, perché poteva essere un loro figlio, di intervenire severamente con condanne esemplari, perché non si devono ripetere più dei fatti di una gravità inaudita, perché una persona si arroga il diritto di distruggere e di strappare la vita a chiunque, in questo caso a Davide, mio figlio. Strappare la vita, togliergliela, impedirgli un futuro e distruggere quella di una famiglia buttandoci nell'ergastolo, perché noi stiamo vivendo l'ergastolo da quella tragica notte. Non vive lui in carcere l'ergastolo, perché lui è vivo, vegeto, mangia, beve, dorme. Fra 20 anni forse prima uscirà da quel carcere, io spero che ci stia per sempre. Fra 20 anni forse uscirà e si farà una vita. E mio figlio dove sarà fra 20 anni? E noi come famiglia, per cui chiedo delle condanne esemplari per tutti quelli che quella sera, a titolo di concorso ognuno, ha cagionato l'evento morte. Grazie. Anche il quinto uomo. Grazie. Eleonora. Sono parole assolutamente molto forti, dimmi. Dicevo che la signora l'ha detto prima e io sono sempre stata d'accordo con te. Fra queste, le pene gravi devono essere combinate non solo ai quattro, uno l'abbiamo visto, la ragazza è in prova, ma il quinto di cui la signora ha appena fatto il nome poco fa. È libero. Allora, colui che... Ed è vergognoso. Esatto, è con intenzione. Lui. Esatto, essendo lui vestito di blu, ha visto che c'era solo Davide con la camicia bianca e ha detto: io sono quello con la camicia bianca. Questa, per me, da quando seguo questa storia, avrebbe potuto chiamare sicuramente, chiamare invece le forze dell'ordine. Esatto, invece lo vogliono aggredire. Non è stato fatto niente. Allora, fatemi. Non era stato toccato un capello. Ecco, mi stanno facendo segno di andare in pubblicità. Datemi 30 secondi, ritorniamo fra poco, perché ci sono delle intercettazioni nuove che noi vogliamo far ascoltare a voi, caro pubblico. Sono intercettazioni importantissime che oggi andranno, fra l'altro, a processo. 30 secondi, siamo qua. Diciamo la verità.
Ogni mattina in Rovagnati lavoriamo le carni fresche da noi selezionate e le cuociamo lentamente a vapore. Non rinunciare a questa qualità. Scegli quello che mangi. E alla domanda crudo cotto rispondi sempre Gran Biscotto. Ognuno vive le emozioni a modo suo. La sorpresa è speciale quando è condivisa. A Pasqua regala baci. Baci, vivi le tue emozioni. Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Anna e Giuseppe. Amo i sapori della tradizione italiana. Come il pesto, amo essere eccellente. O come Luca. Esame della convenienza superato. Ma anche come Einstein? Ma no, solo Gigi. Non ci vuole mica un genio per capire che qui la spesa è intelligente. Dal 21 al 30 marzo, grana padano DOP pascoli italiani a 9,99 euro al chilo. La spesa intelligente. Una famiglia in diretta con noi, la famiglia di Davide Ferrerio, quello che ci hanno raccontato, la totale mancanza di pentimento, ed è quello che emerge da queste intercettazioni che noi oggi vi facciamo sentire. Ascoltate. Gli avevo chiesto, mandiamoci una lettera, avvocato. No, dobbiamo aspettare, sennò si aggrava ancora di più la cosa. Gli devi fare una cosa di un pentimento tramite la lettera. L'avvocato mi ha detto, no, aspettiamo. Che aspettiamo? No, tu glielo devi dire a sua madre. Aspettiamo quando muore che gli mandiamo le condoglianze? Tutta colpa della mamma. Io non sapevo chi era il ragazzo. Lei mi ha detto che la volevano ad un appuntamento. Era una minore. Sola. Se questo qua la voleva... Io non sapevo dirlo. O gli voleva rubare gli organi, gli ho detto. Se ne sentono tante. Allora, Carla, piano piano, una dopo l'altra, spieghiamo queste intercettazioni, questa che abbiamo appena sentito. Loro hanno paura, in qualche maniera, che succeda qualcosa, hanno paura di essere scoperti. A te, Carla. Avvocato. Esattamente, loro naturalmente hanno paura di essere scoperti perché l'intercettazione in realtà in questa parte centrale naturalmente parla soprattutto di quello a cui loro dovranno andare incontro, e nel corso delle intercettazioni loro naturalmente fanno già una quantificazione della pena, sono già bravi a dire che cosa, no, ma facciamo le scuse così abbiamo, perché loro dicono in questa intercettazione facciamo le scuse finte, erano finte perché c'è un terzo di pena in meno, perché se chiedi una scusa fai vedere che tu ti sei dispiaciuto di questa cosa non è mai avvenuta. Quando l'interlocutore dice a lui, ma cosa aspetti, che muore? Se muore non puoi fare le scuse, puoi fare solo le condoglianze. Quindi anche il gioco di quello che loro fanno nelle parole per una tattica processuale è assolutamente non vergognoso, perché poi l'imputato fa quello che vuole, dice quello che vuole, non c'è l'obbligo di dire la verità, però un minimo di senso di moralità, come dice la mamma, ma lo volete avere un senso di moralità? È possibile che si decide umanità e moralità? È possibile che tu chiami insomma l'avvocato, parli solo per fare queste scuse, per poter avere il terzo di pena in meno, e se tardi alla morte puoi fare soltanto una lettera di condoglianze? Io la trovo una cosa che fuori dalla realtà, vuol dire che gente non ha capito il valore che ha fatto, e la pena deve essere a livello morale, deve far capire il male che hai fatto veramente. Io credo che questa gente ancora non abbia capito il male che ha fatto, perché altrimenti noi non abbiamo fatto nulla, come dice la madre di Giorgio. Deve essere una pena esemplare, perché devi capire il danno e il male che hai fatto. Se non capisci questo, la funzione rieducativa della pena non c'è. La certezza della pena, continuiamo, sì, però anche una valutazione, non solo la certezza della pena rispetto a quanto è previsto dal codice, ma anche una valutazione rispetto alle aggravanti. Credo che sia questo che lei sta dicendo, avvocato. Bravo. Allora, ascoltiamo altri passaggi in questa chat. Ti scrivo dopo. Se dormi, buonanotte, vita. Qualsiasi cosa chiamami, il telefono ce l'ho sempre acceso, capito? Grazie mille. Buonanotte, Nico. Non devi ringraziarmi. Se sono qui nonostante tutto, è perché ci tengo veramente. Qualsiasi cosa, chiamami. Non mi fare stare in pensiero.
Tranquillo, mi sa che vado a dormire. Va bene, scusami per quel gesto, non ci ho visto più. Tranquillo, però bel cazzotto. Quando mi toccano quello che non mi devono toccare, vado in bestia. Io ci tengo veramente a te. Ah! Che ti ridi? Ti credi che ti prendo in giro? No, perché io ho visto la scena ed è caduto come un salame quello. E me la sto ancora vedendo in testa. Lascia stare, va. Allora, Don Cosimo, assolutamente la mancanza proprio del senso con la realtà delle cose. Cioè, una persona che cade per terra in quella maniera, con quello che è di fatto un tentato omicidio, anzi, per meglio utilizzare le parole della dottoressa Orlando, un omicidio, perché oggi Davide di fatto è sul letto di ospedale in coma irreversibile, eppure parlano di un ragazzo come se fosse un oggetto, no? Quel salame, è caduto come un salame. Certo. Quello lì. A me fa rabbrividire proprio la normalizzazione. Senza di empatia, di... Sì, ma la normalizzazione dopo, della... La... Un attimo, la normalizzazione. Un secondo, che ho gli ospiti un secondo che vogliono intervenire, dimmi. Cioè, ciò che mi fa rabbrividire a me è la normalizzazione della violenza. Cioè, in questo caso, nel caso precedente, ritornare poi come se nulla fosse successo. Cioè, manca proprio una capacità morale di comprendere il male, talmente normalizzato che ormai, secondo me, bisogna riavere una rieducazione a livello della legalità. No, ma non sono di comprendere male, ma stanno dalla parte del male. Sì. E ne sono consapevoli e convinti. Ma perché è normale per loro. E difendono la loro facciata dentro il male. Questa è la cosa incredibile. La consapevolezza, Laura. Quello che emerge è la consapevolezza di aver fatto del male e esserne assolutamente coscienti e tranquilli. Però ha ragione il... Cioè, Don Cosimo, quando dice la normalizzazione e la banalizzazione del male, a me colpisce molto la differenza appunto fra le madri, che sono delle madri che hanno comunque ancora voglia di combattere per una giustizia, e dall'altra parte una società in cui sembra che la giustizia non esista, che sia qualcosa che non appartiene loro. Quindi sono due mondi proprio in contrasto, e ovviamente tutti noi speriamo che a prevalere sia la giustizia. E sono, fammi dire un'ultima cosa, Leonora, assolutamente d'accordo con combattere ogni forma di ipergarantismo in questo caso. Perché io sono d'accordo ovviamente con la funzione riabilitativa del carcere, su tutto quello che sentiamo, però in questo caso l'ipergarantismo sarebbe uno schiaffo non solo alla giustizia ma alla società, a tutti noi, a tutte le persone per bene, a tutti noi che ancora ci crediamo. Allora, continuiamo a sentire questa intercettazione. Arrivo subito, sì. Carla, perché c'è anche Alessandro collegato. Cosa volevi dirmi? Sì. Sì, no, volevo dire che questa intercettazione, pensate che è stata fatta 2 ore dopo l'aggressione, e quando il giudice ha chiesto alla madre della ragazza ma com'era sua figlia subito dopo, dice sconvolta, invece non era, cioè questa era la telefonata, allora, che dice che bel cazzotto che gli hai dato. Continuiamo a sentire quanto era sconvolta, ascoltiamole questa intercettazione. Era lusingata invece, non era sconvolta. Ecco, lusingata. Ma che io mi sono letto il fascicolo, ho richiesto il fascicolo. Se muore passa ad omicidio preterintenzionale. Non sta morendo, Nicolò, non sta morendo. Lascia perdere tuo padre. Se rimane così in coma 10 anni, 20 anni, rimane così. Cioè, io sono venuta a trovarti, ma adesso tuo padre cosa ti sta dicendo? Se si risveglia per lesioni gravi sono 6 anni. Comunque sia, io quello che dovevo dire era solo di parlare con l'avvocato. E basta, lo fa lui. Continuiamo a sentirle. Vedo anche Alessandro collegato, Alessandro Ferrerio. Sentite. Regia, grazie. E gli ha detto, Niccolò, vieni con me che c'è un profilo che mi sta scrivendo che vuole l'appuntamento. Ma io mica l'ho tartassata come o quando, che se io la tartassavo aveva ragione, beh, tu mi stai tartassando, ti ho detto di no, e invece tu mi hai detto di sì, che so io? Tutti quanti sinceramente scriviamo a una ragazza, e allora come ci conosciamo, per dire? No, ascoltami, che ha fatto lei? L'ha portato all'appuntamento. Niccolò dice, vediamo chi è questo qua, per farsi vedere che la voleva, va?
e picchia questo ragazzo che tu gli hai detto tieni la maglietta bianca. Gli hai detto che c***o vuoi da m***o. Hai capito? Ti doveva picchiare a te, invece è andato a menare a quello. Sì? Per sbaglio. Però la colpa è tua che tu l'hai mandato. Non hai capito? Hai capito cos'è che hai fatto? Tu per non prenderti lo schiaffo di Niccolò se l'è preso quello innocente. Il colpevole sei tu. E allora? Mo l'hai capito? Mannaggia la miseria. Sembra un film, c'è un ragazzo in coma e noi stiamo ridendo. Se tu non le avessi scritto niente se ne erano andati. Tu come c***o ti ha picchiato nella testa di... In tutti questi messaggi non riesco a leggere e a scorgere una traccia emotiva, un pentimento, un aspetto che possa fargli star male, una strategia vera e propria. Cioè si stanno semplicemente organizzando nel ricostruire quell'episodio cercando di immaginare come sarebbe potuto andare se avessero agito diversamente. Cioè non c'è traccia di una vita umana che vale meno di zero. Quindi si tratta veramente di una situazione che lascia veramente basiti perché la componente umana non esiste. Abbiamo a che fare con soggetti elissitimici, soggetti che non hanno un briciolo di empatia e sono capaci di mettere in atto delle condotte che davanti a chiunque osservi queste scene possa immaginare, ma se abbiamo a che fare con una macelleria o con delle vite umane. Ecco, questo deve sicuramente scuotere l'opinione pubblica. Ecco, il gruppo di quelle persone, guarda come scappano. Alessandro, ciao. Grazie di essere. Ciao Eleonora, buongiorno a tutto lo studio. Sì, no, quello che dite è verissimo. Io mi auguro solo che venga applicata una pena esemplare nei confronti di questi individui, perché quella sera hanno deliberatamente tolto la vita a mio fratello senza alcun motivo, senza dargli la benché minima possibilità di difendersi, di replicare, di dire guardate, io non c'entro niente. Hanno agito con cognizione di causa, con l'unico obiettivo di commettere quello che era un omicidio. E purtroppo, come se non bastasse, come si sta dimostrando in questi messaggi, non hanno mai mostrato un minimo di pentimento, un minimo di dispiacere. Anzi, a pochi giorni dal fatto, dopo aver distrutto la vita di mio fratello, distrutta la mia famiglia, che non sarà mai più quella di prima, pubblicavano sui social network video in cui si mostravano festanti, allegri, ballavano, proprio come se fosse veramente una ulteriore mancanza di rispetto, un'ulteriore lesione alla dignità del mio povero Davide, del mio povero fratello, che in tutto questo non c'entra niente, che si trovava lì per caso perché stava aspettando questo amico per andarsi a mangiare una pizza. E quindi io spero vivamente che la giustizia possa agire nella più totale buona fede, perché se non fosse applicata una pena rigorosa veramente verrebbero legittimati questi crimini e soprattutto non verrebbe tutelata la brava gente, perché Davide è figlio della brava gente, noi siamo la brava gente, queste persone devono marcire in galera perché non hanno mai mostrato nessuna empatia, nessun senso di rimorso, come se avessero calpestato ma neanche un gatto, perché se uno investe un gatto si dispiace, si ha i rimorsi, niente proprio. Nessun valore. E ricordiamo che successivamente all'omicidio, insomma, al tentato omicidio, che di fatti Davide è in coma irreversibile, questi andavano al bar a festeggiare. E noi come famiglia di Davide vogliamo essere tutelati dalla giustizia, perché è l'unica cosa alla quale ci si può purtroppo appigliare, viste le condizioni di mio fratello da quasi un anno e mezzo, anzi da più di un anno e mezzo. Ecco, io dicevo Alessandro, no, che voi andate in ospedale tutti i giorni, Davide è in coma irreversibile su quel letto, certo. E tua mamma giustamente prima ha parlato di morte, un ergastolo a vita. Alessandro. Sì, sì, quello, scusami, quello di Davide sicuramente, perché era un ragazzo che fino a 5 minuti prima si preparava ad uscire, ad andare a mangiare, poveretto, me lo ricordo come se fosse ieri, era così contento, vado a mangiarmi una pizza, anche perché stava seguendo una dieta rigorosa, no, per mettere in risalto il suo fisico, e da un momento all'altro invece si ritrova a essere inseguito da questo mostro che non gli chiede e non lo ferma senza neanche dirgli ma scusa, ma sei te, stava a dirgli semplicemente e usare un po' di cervello, ma sei te che scrivi a Martina? Sei te che la stai importunando, ma non la stava nessuno importunando. No, non sono io, basta. E non sarebbe successo niente, invece ha voluto
prevaricare con la forza, con l'ignoranza, con la disumanità, perché io questi individui li considero disumani, non umani, senza morale, senza dignità, senza alcuna virtù, e al contrario di Davide, che poveretto impaurito perché non ha capito la gravità della situazione che gli si era parata davanti, è scappato verso casa pensando che fosse il rifugio, solo che purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo, vuoi per paura, vuoi, non lo so, in quei momenti lì non so cosa ha pensato. Noi come famiglia ce lo chiediamo sempre, perché se Davide avesse voluto l'avrebbe seminato. Evidentemente la paura, le minacce erano così forti che magari gli sono tremate le gambe e non è riuscito a fare quello scatto, quel balzo per seminare questo maledetto passalacqua. E poi da lì in poi il buio, una famiglia che passa le sue intere giornate in ospedale, al cospetto di Davide lì, questo letto, gli si parla, lo si abbraccia, si fa tanta compagnia, però sapendo che purtroppo la situazione è quella che è grave, e il destino di Davide è quello. È quella che è. Ecco. Ha parlato la nonna, tua nonna Alessandro, e per la prima volta ha deciso di parlare del suo amato nipote. Io vorrei, se siete d'accordo, mandare questo momento molto toccante. E sono parole molto, molto certo, forti, di disperazione, di grande dolore. No, andiamo. Voglio la mia nonna bene, voglio la mia nonna perché io ho un bene da morire. Io questo ci ho detto a Dio, prendimi a me nonna, perché davvero non ti voglio bene. Io la sera, la notte mi sveglia e penso sempre a lui, sempre a lui. Voluto sempre bene come un figlio, non come un nipote. Io l'ho cresciuto mio nipote, lui mi voleva bene. Un ragazzo bellissimo, un ragazzo alto, bello, faceva, io sono diventata alta come mio papà. Quel giorno che è uscito per quel disgraziato era bellissimo. Io sono piena mia, ma non a lui, perché lui è un ragazzo ancora vent'anni. È certamente una storia straziante, devo dire, mi dispiace veramente moltissimo, un abbraccio a questa famiglia, e io mi auguro sinceramente che tutto quello che è stato raccontato venga e che è venuto in evidenza venga tenuto in grandissima considerazione dai giudici ai fini di una pena che certamente deve essere esemplare. Ciò non toglie che il diritto di difesa è un diritto che garantisce la nostra Costituzione a chiunque, in ciascun grado è stato del procedimento, e su questo, che è un principio costituzionale, non si può fare eccezione alcuna. Quindi è chiaro che mi rendo conto del dolore di questa famiglia, però questo è il sistema giudiziario e vale per tutti. Quindi bisognerà avere la pazienza di aspettare la sentenza. Il nostro è un ordinamento che è garantista, dove vale il principio di innocenza. Questo non ammette eccezioni. Ciò non toglie che tutto ciò che è stato rilevato, certamente i giudici lo dovranno tenere in debito conto, certamente la sentenza davanti ad un'atrocità e ad una brutalità di tal portata non potrà e non dovrà che essere assolutamente esemplare. Marano, se mi unisco alle voci degli ospiti in studio, da una parte abbiamo veramente la bellezza, l'unione di questa famiglia, e dall'altra scene di una umanità perduta, di una umanità che di umano veramente non ha più niente. La magistratura deve mandare un segnale forte, fortissimo, come abbiamo visto per Giorgio, ce lo aspettiamo anche qui. Che cosa succederà stamattina dunque, Carla?
Eleonora, questa mattina ci sarà l'udienza per la requisitoria del PM che chiederà la pena per la madre della ragazza e il suo compagno che sono ritenuti i mandanti della spedizione. Qui c'è veramente tanto dolore, Eleonora, in questo momento. La mamma voleva dire un'ultima cosa. Sì. Ha sentito la sua mamma, la nonna, parlare, si è molto emozionata, anche il signor Ferreri. Mi dica, mi voleva dire una cosa. Ci stiamo chiedendo perché tanto dolore ha colpito la nostra famiglia. Perché? Perché distruggere una famiglia così, che non ha fatto nulla? Perché dobbiamo vivere nella tragedia più assurda? Qual è la colpa? La colpa di essere venuti in vacanza a Crotone? La colpa di aver incappato? Non c'è nessuna colpa. Delle persone che di umano non hanno nulla. Mi diceva che niente potrà ridarmi, nessuna sentenza. Nessuna sentenza potrà ridarmi mio figlio e niente e nessuno potrà darmi mio figlio. Però auspico veramente delle condanne severissime, perché queste persone non possono farla franca, devono capire il male gratuito che hanno fatto, distruggendo una famiglia che non c'entrava niente. Quindi chiedo giustizia per mio figlio Davide. Come hai scritto qua nella maglietta. Giustizia per Davide, e questa la maglietta è il simbolo. È il simbolo che porterò avanti fino alla fine. Giustizia per mio figlio. Magistrati, giustizia per Davide. E tra poco, tra pochissimi minuti inizierà l'udienza, Eleonora. Allora facciamo che fra un po' ritorniamo in diretta insieme, abbraccia entrambi e un abbraccio forte anche ad Alessandro. Grazie Ale. Grazie a voi come sempre per lo spazio. E allora fra poco, così magari l'avvocato Gallo ci racconta come sta procedendo l'udienza. Riusciamo a vedere se il PM ha chiesto la pena, vediamo di riuscire a dire quale pena è stata richiesta. Sarà importante stabilire. Dai, magari riusciamo a dare qualche informazione.